Bentrovati a tutti a questo nuovo video. Oggi un gioco di società, un gioco di cui non parlano in molti, non l'ho mai visto. Molto semplice nella meccanica, ma anche molto molto divertente e effetto wow. Come vedete, Fantasmi in fuga della Mega Bleu, grandi giochi. Il concetto è molto semplice, da 2 a 4 giocatori, 8 più. Come vedete, si è in 4 persone, l'obiettivo è far volare e partire il proprio fantasmino. Si lanciano contemporaneamente i propri fantasmi, ognuno ha un colore diverso, e poi chi riesce a farlo salire, il drone parte e col nostro fantasma a bordo, davvero incredibile. Andiamo a fare un veloce unboxing e poi vediamo anche come funziona. Ok, vi ricordo che serviranno 4 mini stilo AA, questa è la base di partenza del nostro drone. Qui sotto andranno le nostre batterie, come vedete sono 4. Poi c'è lui, il nostro pezzo forte, ovvero la navicella col drone che parte in aria, molto divertente. Anche questo andrà ricaricato qua con una micro USB-C, ha un LED di notifica sopra, rosso quando è scarico, verde quando è carico, mezz'oretta ci vuole circa. Qui abbiamo le nostre rampe di lancio dove lanciare i fantasmini, molto carino. Come vedete abbiamo colori diversi per ogni rampa, un cavo di ricarica micro USB, e poi qua ci sono i nostri protagonisti, ovvero i fantasmini. Ok, come vedete abbiamo la carica pronta. Quello che succede quando un fantasmino ci finisce sopra è questo. Si riprende, magari prima che faccia disastri. Ora non ci resta che metterlo alla prova. Ma che vieni, veloci, sta per partire. Eccolo. Aia, sta per partire. Aiuto, è partito. Aia, veloci che sta per partire! È partito, Ed eccoci alle conclusioni finali. Come avete visto, i bambini si divertono tantissimo, soprattutto quando il drone parte. È un gioco semplicissimo da imparare, basta lanciare il proprio fantasmino all'interno del drone e chi lancia tutti i fantasmini prima degli altri ha vinto. Quindi è molto semplice, si gioca fino in 4 persone e l'effetto wow è incredibile. All'interno della confezione abbiamo anche un cacciavitino per regolare qui sotto la potenza e l'altezza di lancio. Ha delle eliche molto resistenti, perché già qualche atterraggio brutto l'ha fatto ma non gli è successo niente. Abbiamo all'interno della scatola comunque dei ricambi, quindi anche per quello siamo tranquilli. Non rompe cose e i bambini ci possono mettere le mani dentro, non si fanno male. Anche quello è successo durante il gioco, perché poi un po' si è creato scompiglio fra tutti quando partiva e doveva riatterrare, ma è anche molto comodo da prendere da sotto con le mani e aspettare che la forza delle eliche si esaurisca. Come vedete, vola in aria, lo posso prendere con le mani e finisce. È un gioco che in pochi conoscono, davvero pochi, non ho mai sentito parlare, l'ho trovato casualmente su Amazon nelle mie ricerche malate, molto divertente, che vi consiglio di comprare, quindi mettete un bel like, il link è in descrizione ovviamente se volete comprare questo gioco e supportare il canale, e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, sono Mini2, per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra, in alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.